Bentrovati a tutti da parte di Marco Fabriani. Oggi torniamo a parlare di Covid perché i nuovi contagi sono in crescita in tutta Europa, in Italia, nella nostra regione, nel Lazio. Sono ancora tante le persone che non si sono sottoposte al vaccino, neanche alla prima dose. E poi c'è anche la lavorazione del farmaco, quindi si sta lavorando affinché ci sia anche un farmaco, anzi si sta andando molto molto avanti. Ma per saperne di più c'è con noi un esperto, uno scienziato, il professor Carlo Tomino, che è responsabile del centro del farmaco dell'IRCCS San Raffaele. Professore, ben trovato. Grazie Marco, ben trovati a tutti voi. Professore, prima di parlare del farmaco, che è il suo grande settore, che conosce molto bene, il farmaco anti-Covid, ci sono tante persone che ancora non si sono vaccinate e i nuovi contagi stanno salendo, crescono di giorno in giorno. Sì, effettivamente è così, anche se l'Italia ha dei numeri che, rapportati a quello che è il panorama europeo, sono da un lato in crescita ma molto contenuta rispetto per esempio a paesi simili come la Germania, l'Inghilterra oppure la Francia. Va detto che ieri abbiamo registrato 8.000 casi e oltre l'85% di questi, più o meno, sono purtroppo soggetti che non credono nella necessità della vaccinazione. La vaccinazione è importante perché riduce il transito del virus da un soggetto all'altro, e se vediamo anche lo spaccato degli 8.000 nuovi casi, possiamo vedere come arrivano nei ricoveri dei reparti ordinari e anche nelle terapie intensive quasi la totalità dei soggetti che non sono stati vaccinati. Va detto che questo virus colpisce anche le persone vaccinate in minore misura, ma nettamente. Ma quello che è importante è che nel momento in cui le persone vaccinate dovessero contrarre il virus, la forma con cui il Covid si manifesta è molto più lieve. Quindi io invito, come sempre da questa rete, ai cittadini, i nostri colleghi, i nostri vicini di casa, a fare il vaccino perché è molto importante per la nostra comunità. Senta, professor Tomino, vaccino, ma c'è anche il farmaco, a che punto siamo? E soprattutto uno non esclude l'altro, cioè sia il vaccino, bisogna fare il vaccino, e anche il farmaco, un po' come accade adesso per l'influenza classica. Certo. È così. Allora, da un lato si stanno studiando formule sempre più semplici per il vaccino, perché noi non dobbiamo dimenticare che il vaccino si deve estendere anche a tutta la popolazione mondiale e in molti casi è difficile avere degli ospedali o degli hub di somministrazione così come li conosciamo noi. Quindi, per esempio, per tutti i paesi che non hanno questa struttura sanitaria così importante, si stanno studiando dei vaccini sotto forma di cerotti adesivi oppure di aerosol per spray nasale, proprio per facilitare la somministrazione. Dall'altro lato si stanno registrando farmaci molto importanti, uno di questi è stato registrato all'FDA e in Inghilterra, UK, la settimana scorsa, è il primo antivirale registrato per Covid. Il Molnupiravir è il nome tecnico di questo prodotto, ma a prescindere dal nome abbiamo il primo antivirale. Il secondo antivirale arriverà nel giro di un mese da un'altra azienda farmaceutica, che si vanno a sommare agli anticorpi monoclonali che ormai abbiamo conosciuto e che servono e per le fasi iniziali della malattia, quando non si hanno sintomi, e soprattutto nelle fasi avanzate, quando la malattia è già conclamata. Sono diverse le molecole, però è auspicabile e presumibile che nel giro di 3 o 4 mesi noi avremo un armamentario terapeutico impensabile fino a 6 mesi fa per poter gestire e i pazienti all'esordio e i pazienti in fase avanzata. Ecco, professor Tomino, l'ultima cosa, l'influenza, c'è anche il vaccino anti-influenzale, quindi si può fare il vaccino anti-Covid e fare anche il vaccino anti-influenzale?
Assolutamente sì, sono ceppi virali differenti, quindi è importante nei soggetti che sono a rischio e per i quali è consigliato il vaccino antinfluenzale che lo facciano, lo possono fare a distanza di almeno 48 ore dal vaccino Covid, quindi tra i due vaccini. C'è una espressione da parte del Ministero della Salute che invita nei soggetti a rischio a fare anche la vaccinazione antinfluenzale con un piccolo periodo di intervallo tra un vaccino e l'altro. Tuttavia, questo vaccino antinfluenzale va fatto, ripeto, nei soggetti, nelle categorie a rischio, senza nessun problema, perché le cose non vanno a sovrapporsi come target di risposta. Grazie al professor Carlo Tomino, lo ricordo, responsabile del centro del farmaco dell'IRCCS San Raffaele, scienziato, una persona che lavora H24 sulla riuscita del farmaco. Noi siamo contentissimi, felicissimi, e forza professore, continui a lavorare perché comunque è importante. Professore, grazie e buon lavoro. Certamente, grazie a voi, buon lavoro a tutti. Dunque, abbiamo parlato del farmaco anti-Covid, dei vaccini anti-Covid, dei vaccini anti-influenzali, e lo abbiamo fatto con il professor Carlo Tomino, lo ricordo, responsabile del centro del farmaco dell'IRCCS San Raffaele di Roma.